Neandertal, sole e deserto fanno il samba su di me. C'è chi balla qui, ma forse questo è un brutto sogno e poi mi sveglierò. Bandido del Sertao, devo urlarlo al mondo così il mondo lo saprà. Che viva, che viva, che viva, che viva! Eccoci qua, la parola d'ordine in questo caso è era ora, nel senso che era ora che i Litfiba arrivassero al grande successo e al grande pubblico ed era ora di conseguenza che arrivassero anche DJ Television. Lo dico perché un sacco di lettere sono sempre arrivate quando li farete vedere, noi abbiamo aspettato con impazienza che ci fosse un video. Alla lunga tutte le finalmente, nostre lettere si sono accumulate. Tutte tu le hai scritte, è la verità. Alla fine al batterista dei Litfiba è venuto la tendinite a furia di scrivere lettere, il piccolo scrivano che esatto. Piero Pelù, il nostro personaggio forse più interessante di questi inizi anni 90, che potrebbero essere anche gli anni vostri, tu che ne dici? Beh, magari. No. I Litfiba, che sono un gruppo tra l'altro formato 10 anni fa, per cui quasi 10 anni fa, quasi siamo formati in una notte fatidica quando fu ucciso John Lennon, l'8 dicembre 1980. Ok, per cui quindi ci manca ancora qualche mesucco vicino al compleanno, lo compirete credo in maniera, faremo forse una grande festa anche per Che viva, che viva, che viva, che viva! È stata una scelta quella di rimanere sempre al di fuori del, diciamo, dello show business oppure metà e metà? Ma direi che è stata una cosa che ci è servita moltissimo, proprio perché così non abbiamo dovuto per tutti questi anni subire magari ingerenze dal punto di vista artistico. Sì. Abbiamo raggiunto una maturità tale per cui ora, anche avendo un contratto con una multinazionale, abbiamo lo stesso un rapporto di completa autonomia da quel punto di vista, che comunque abbiamo imparato col tempo. Se fossimo arrivati anni fa a avere un contratto con una multinazionale, per cui siete arrivati ora a questo contratto, diciamo, maturi per affrontare quello che vi aspetta, diciamo. Ecco, per cui diciamo che i veri Litfiba, io dico sempre Litfiba. I veri Litfiba nascono soltanto adesso in pratica, o perlomeno la. Ma diciamo, sono un po' il risultato, la conseguenza di tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni, quindi non è che gli anni 80 per noi siano da dimenticare, anzi, cioè, sono stati la nostra scuola, sono stati il nostro banco di prova. Ora si spera di fare le cose sempre meglio, di poterle fare con i mezzi, insomma. C'è un certo contrasto fra appunto questo vostro, diciamo, isolamento di questi 10 anni e invece l'argomento di cui parlate nelle vostre canzoni, che hanno sempre appunto argomenti molto di attualità, ma soprattutto di attualità internazionale, no? Il primo album si chiamava Desaparecido, il video nuovo si chiama Cangaseiro, c'erano altre cose. Ma diciamo che abbiamo sempre, se vuoi, usato, tra virgolette, questi argomenti per parlare metaforicamente di quello che poi succede nel nostro paese. Purtroppo non si può fare un pezzo che dice apertamente nomi di politici, perché sennò rischi di tirarti addosso tutte le... Ecco, Cangaseiro, per esempio, di cosa parla? Ma i Cangaseiros erano dei banditi che sono veramente esistiti, erano un po' come i Robin Hood in una regione molto povera del Brasile che si chiama il Gran Sertão. Rubavano ai ricchi per dare ai poveri, fino a che appunto questi ricchi non si sono organizzati a livello un po' più grande e gli hanno fatto tagliare la testa a tutti. Ho capito. Le teste erano conservate in dei bidoni di cherosene che erano portate in giro per il paese. Come monito per abbastanza violenta questa. Ora cavallo fai, non sento niente, non ho paura, mi han detto è pura fantasia. Fantasia. Si sono il capitano.
avete fatti fino adesso? Mediamente credo 40-50 all'anno per 10 allora, anni, 500? Quelli che si dichiarano all'Empals sono... No, più o meno. Diciamo fino ad ora ne abbiamo fatti almeno 400. 400 concerti? Sì. È cambiato qualcosa dall'inizio ad adesso? Beh, sono cambiate tante cose. Non è cambiata la voglia di suonare, non è cambiata la voglia di esprimersi in tantissimi modi, oltre che solo con la musica o con la voce. È cambiato il modo di fare la musica, certo, sicuramente. Anche perché si cambia, credo. Per forza, un po' per quello che vivi direttamente te, un po' per quello che succede intorno, insomma non ti puoi fossilizzare, perché sennò gli hai la dentiera. È cambiata una cosa importante, poi soprattutto perché chi vede i loro concerti sa che c'è il momento in cui Piero si tuffa tra la gente. E Piero si tuffava, e generalmente questa è una cosa che ha un atterraggio piuttosto morbido perché c'è la gente. Sì, no, le prime volte però si spostavano. Il famoso primo concerto dell'8 dicembre 80, io mi buttavo, ero ubriachissimo, vuol dire, insomma, tanto sì, figura. Marchetto di Stato c'è sempre sulle bottiglie, e mi buttavo, e gli amici, perché poi erano soprattutto amici, si spostavano, quindi atterravo pesantemente. Sì. Poi tipo è successo, non so, non all'ultimo concerto a Rolling Stone, ma l'anno scorso, mi ricordo, mi levai le scarpe perché avevo paura di far male, e ho preso la rincorsa e ho camminato sulle persone. Poi sono crollato giù e sono stato massacrato. Se la terra è tonda, se il mare è blu, perché il mondo è mondo, il forte vince, non sei tu. Se la terra è tonda, e se il mare è blu, parlare male di Sanremo è un po' come sparare sulla Croce Rossa, perché lo fanno tutti, non c'è neanche più gusto. Però tu che ci sei stato 2 anni fa, qual è la... Fermo tutto. Non era in gara. No, noi abbiamo fatto c'era San la parentesi, Sanremo Rock. Era tutta un'altra cosa. Però indirettamente hai vissuto un attimo questa atmosfera. Ma no, assolutamente, perché in realtà era un festival. Mm-hmm. È stato uno dei pochi festival di rock che hanno fatto in Italia. In Italia purtroppo non esiste la manifestazione festival se non intesa come concorso, mm-hmm. Appunto vedi Sanremo, vedi, certo, tante altre cose. Invece questa era una rassegna. Esatto, lì era una vetrina con tanti gruppi, abbiamo suonato noi e un'infinità di altri gruppi. Quindi è stato un po' come fare un festival, come facciamo tanti, purtroppo solo all'estero. Mm-hmm. Io credo che in Italia negli anni 90 dovrà venire fuori l'istituzione festival come... intesa appunto come rassegna, non come competizione. Non come gara. Programmi, diciamo, a breve termine, il video nuovo che girerete tra poco. In Messico. Ah, no, decidi. E poi dopo in Messico, in vacanza. Sì. Se riuscirai ad andare quest'estate. Uh-huh. Io volevo farvi vedere una cosa, un attimo, se il mio amico Tony Mazza riesce a inquadrarlo. È questa coppia di pendagli da forca. Questo teschietto che è abbastanza simpatico, devo dire. E poi l'anello, che ha una storia strana, vero? Il ritratto è la foto di mio nonno. E me lo sono fatto fare molto dimagrito. No, è dimagrito perché ora ultimamente non mangia più tanto. E questo anello che ha una storia. Questo anello ha una storia. Raccontiamola così in chiusura. L'ha regalato Lella. Lella è un'amica nostra, una che abbiamo conosciuto io. E mi ha raccontato, poi Lella se mi ha raccontato una bugia, quando ecco, ti faccio harda, come si dice a Firenze. Che era in California a un concerto di Grateful Dead, ha conosciuto un indiano seminole. Di quelli che ancora esistono. Seminole. E ha raccontato che noi avevamo fatto un pezzo sugli indiani d'America, allora Aug ha detto grande capo bianco, grande capo, è tutto così proprio, grande capo.
e quindi gli ha regalato questo anello da dare. Bene, allora, in attesa di vedere questo video con ambientazione spaghetti western, noi vi facciamo questa bella spaghettata. Ci facciamo la spaghettata. Gli auguri sono di trovare il disco quando ritornerete, magari ancora più in alto in classifica, anzi di trovare magari anche un disco nuovo. Va bene? Bellissimo. Piero.